avevo previsto molte giornate di illustrazione di questo progetto, in realtà nessuno ha chiesto di parlare della nuova stazione di Mestre, nel silenzio più totale. Dunque siete i primi che avete fatto, dunque questo è importante per me. Volevo soltanto anticipare qualcosa prima della visione del progetto dell'ingegner Borelli delle ferrovie e uso qualche slide della sua presentazione, ovviamente l'abbiamo concordata, per spiegare alcune cose del perché di questo progetto, come è nato. Allora, siamo partiti, io di fatto il progetto poi era molto più, cioè, c'erano state tutta una serie di altri incontri, di prove, come diceva l'assessore prima, io mi comincio a occupare del progetto nel 19 sostanzialmente, fine 18 e per primo 19. L'idea insomma di affrontare la nuova stazione di Mestre era un'idea che è molto interessante perché tutte le città europee negli ultimi anni, insomma negli ultimi decenni, si sono poste questo problema qua, di questa reinvenzione di questi spazi. Uso il termine spazio non a caso, nel senso che è chiaro, in letteratura ci sono tantissime cose su questo argomento, che oggi le stazioni del treno, le stazioni ferroviarie di questo tipo, questi hub, sono stazioni che rappresentano una vera sfida per la costruzione di nuovi spazi urbani. Gli spazi urbani sono importantissimi nel futuro, sono importanti adesso e saranno ancora di più i prossimi decenni in termini strategici, perché consentono di dotare le città di queste attrezzature che sono fondamentali per la vita della città. Tenete conto che il trend sarà quello che le città saranno sempre più in qualche modo grandi. Nelle città sapete che viene prodotto la maggior parte del PIL sia europeo che mondiale. Le città invece non manifestano in generale nessun tipo di regressione dal punto di vista dello sviluppo, cosa che accade invece in territori diversi. E dunque la prima opportunità che abbiamo chiesto al gruppo di ferrovie di ragionare era di questo tipo, cioè ragionare su come creare degli spazi urbani che fossero il fulcro di un intervento importante di sviluppo della città di Mestre. Seconda cosa che abbiamo chiesto, poi vedete il progetto come mi è stata data la risposta, era questa idea nata dal sindaco che è già stata detta, dunque non mi dilungo, che era quello di trasformare la stazione di Mestre in un ponte di collegamento con Marghera. Ci sono ancora adesso molti comitati che continuano a dire, soprattutto di Marghera, che loro volevano mantenere il muro perché si sentivano più protetti. Oggi sappiamo tutti che i muri proteggono ben poco e il collegamento invece crea opportunità di sviluppo molto molto interessanti. L'altra cosa che è importantissima per noi, lo era insomma per l'amministrazione di Venezia, era quella che le stazioni del treno,
cose sono lucidamente, cioè non è che occorre tanto inventarla, non è che l'abbiamo inventata noi, bastava vedere il sito delle ferrovie dello Stato e sono descritte in maniera molto molto precisa. È questa idea che questo spazio urbano all'interno della città così importante, poi faccio vedere due numeri su cui farò una riflessione, è uno spazio urbano che c'entra molto con lo smart city, con un'offerta alla popolazione di servizi che sono molto innovativi. Parliamo prima, avete parlato di sostenibilità e molti pensano che la sostenibilità del treno sia del treno, perché è chiaro che il treno consuma meno e dunque è molto più sostenibile. In realtà le stazioni come questa di Marghera, sono ancora più sostenibili perché creano nell'interno e nell'intorno delle possibilità, per esempio, di condivisione di mezzi di mobilità. Per esempio, molti dei parcheggi adesso che sono con le auto già esistenti non vengono mai riempiti. Okay? Per esempio, sostituirli con il car sharing è una cosa molto interessante rispetto a questo. Se vedete tutto nella stazione, l'uso che viene concesso alle biciclette, a biciclette elettriche e questi mezzi che sono nuovi, è assolutamente eccezionale, tale da indurci a creare una pista ciclabile sul fronte di Marghera che direttamente dalla stazione vada al Ponte della Libertà e dunque a Venezia, che fra pochi mesi cominciamo già a costruirla. Dunque, da questo punto di vista, l'idea stessa che c'era di mettere un po' a posto la stazione perché ci sono dei passeggeri da coccolare un po' di più, che comunque era un'azione nobile, diventa un'idea di sviluppo della città completamente diversa. Il gruppo Ferrovie, devo dire, ha interpretato molto bene. Per dare un'idea del valore che stiamo pensando sugli edifici che sono previsti nell'immediato intorno, nella parte del Marghera o nella prima parte, zona industriale di Marghera, che si avviano proprio a causa di questo intervento, stiamo parlando complessivamente già di investimenti per circa mezzo miliardo di euro, e dunque non poco rispetto a questo. Ma la cosa che a me interessa molto di più, dunque qua avete visto quello che ho già detto, insomma di questo non è un problema. La slide che a me piace tanto e che di fatto è una slide che io amo in maniera particolare, quando l'ho vista tanto tempo fa, quando siamo partiti, è scoprire che l'85% dei passeggeri che arrivano a Mestre, che usano la stazione dei Mestre, sono sostanzialmente gente che lavora o che studia. Il 76% dei passeggeri che transitano per la stazione transitano tutti i giorni nei giorni feriali. Questo tipo di... io pensavo i dati, quando volevo vedere i dati, anch'io tradito dall'idea del turismo veneziano, pensavo che il turismo pesasse in maniera enorme. In realtà pesa solo il 20%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in questo momento, e il progetto è pensato per aumentare questa tendenza, oggi questa infrastruttura rappresenta una vera e propria metropolitana della città veneta, allargata, non della città metropolitana di Venezia, ma della città Padova, Treviso e altro. No, con le strutture che stanno lavorando attorno, cioè quella che avete visto prima del rapporto con l'aeroporto,
Tutti gli investimenti che stanno avvenendo nelle linee Treviso-Belluno, nel Bassano, nell'elettrificazione della linea, quella che va verso sud, l'Adria, è chiaro che questa cosa qua aumenterà ancora di più. Dunque, in realtà la stazione di Mestre diventa un vero e proprio hub metropolitano di una regione particolare, che è la regione centrale del Veneto. Cioè, usiamo il treno, okay, non soltanto per andare a Milano o a Roma, ma usiamo il treno normalmente per andare sulle città qui vicine per lavorare e per studiare. Nel confronto con gli americani che stanno investendo su un studentato nell'area di Salini, ragionando, io dissi l'anno scorso, quando li abbiamo incontrati, ma avete ragione a farlo là, tanto in 10 minuti, 15 minuti siete lo studente è a Venezia, dunque può andare a studiare con calma. E loro mi rispondono, sì, ma 20 minuti sono a Padova e l'università di Padova è più grande. Cioè, questa mentalità, voglio dire, che io non ho da buon, insomma, funzionario di campagna, di questa dimensione, insomma, che può avere questa infrastruttura, mi ha fatto molto, molto pensare. Vi faccio vedere inoltre un'altra cosa, le modalità di accesso. L'87% arriva a piedi alla stazione di Mestre. Anche questo, se ragionato con quel dato che abbiamo detto prima, ci fa capire molto di questa potenzialità della residenzialità all'interno della struttura della città mestrina e Marghera, ovviamente, di conseguenza rispetto a questo. Cioè, io potrei scegliere di abitare a Mestre perché sono vicino alla stazione, lavorando in un certo posto rispetto a questo. Questo, se giocato bene, è un grande punto, insomma, di forza per poter impostare delle politiche di urbanistiche sull'area, insomma, intorno alla stazione rispetto a questo. Di sicuro c'è un fatto che con questo progetto, di fatto col collegamento, non è solo che io passo a Marghera, ma a Marghera c'è un'invenzione di Marghera molto precisa che nasce da una considerazione. Dall'altra parte è una struttura stradale molto importante, molto veloce, che si attacca con la tangenziale. Io sono jesolano, quando vengo su per andare alla stazione faccio la bretella, prendo la tangenziale di Mestre, esco e poi torno dentro a Mestre per fare questa cosa. E dico, proviamo invece a bloccare la macchina dall'altra parte. Nel progetto con Salini ci sono 700 parcheggi e sotto c'è un piazzale delle Corriere. Anche questo, prima del Covid, adesso non ho i dati, nella parte di Mestre si fermavano 130 fix bus. Più quelli dell'Atvo, tutti questi autobus che non avevano nessun interesse ad arrivare in stazione facendo tutto il giro all'interno dalla parte di là per arrivare a Mestre. Allora li abbiamo fermati dalla parte di là, cioè dalla parte di Marghera. Ci sarà un hub per quanto riguarda tutta una serie di bus che sono territoriali, di grande, insomma, di movimenti lunghi, che non hanno bisogno di andare a Mestre. Dunque, spostando strade, spostando le macchine dalla parte di là, consistenti, non tanto, ma insomma comunque significative, spostando la parte dei bus, renderemo la parte di Mestre più vivibile, con gli spazi che insomma saranno tutti riqualificati. Anche in questo caso
Devo dire che le ferrovie si sono fatte carico, insomma, di un pensiero di sviluppo dell'amministrazione intervenendo su questa parte qua della città. Dunque, i 75 milioni che spendiamo serviranno anche per questo tipo di ragionamento. Cioè, per chiudere, l'idea di una stazione, che è sicuramente una struttura ingegneristica, dunque che è basata su tutto quello che vedete adesso, che vi spiegherà meglio l'ingegner Borelli, non è soltanto un problema ingegneristico, è un'opportunità di cambiare un pezzo di città o un pezzo molto grande anche di città rispetto a questo. Dunque, dal mio punto di vista, dal punto di chi lavora sulle politiche di sviluppo urbano, il lavoro sulla stazione di Mestre è stato una grandissima opportunità per riproporre, abbiamo ragionato tanto con l'assessore su queste cose qua. Nel momento in cui adesso, nei prossimi mesi, quando insomma, adesso stiamo ancora lavorando alla cantierizzazione, all'organizzazione di tutto questo, ma quando siamo fuori da questa prima fase, dopo loro si arrangeranno, noi dell'urbanistica dovremo prendere mano un'altra volta le politiche urbane, cioè il piano regolatore e tutto quello che ci va dietro, per cominciare a trasformare lo sviluppo puntuale che adesso si ferma in questi ambiti ben definiti in una grande azione di sviluppo sul resto della città da tutte e due le parti, ovviamente rispetto a questo. Questo era insomma un po' una riflessione che volevo dare anche a noi nel ruolo che hanno insomma, chi fa politiche di sviluppo in rapporto all'infrastruttura che mi viene presentata adesso. Grazie.